Edizione numero 13 per la disfida matematica, l'appuntamento annuale organizzato dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che coinvolge studenti di licei e istituti superiori, appassionati di logica e quesiti matematici. L'importanza secondo me per i ragazzi è, vabbè, ovviamente avvicinarsi al mondo della matematica, ma questo è scontato perché se vengono qua vuol dire che a loro piace. Quindi il messaggio è un altro, secondo me, è quello di giocare in squadra. Perché normalmente a scuola ciascuno deve fare i compiti e le verifiche per conto proprio, soprattutto in classe. Qui invece insieme i ragazzi collaborano per giungere a uno scopo e poi naturalmente la competizione aiuta a migliorare ancora l'ambiente di gioco. Novità di questa edizione è che avevamo 35 squadre, mai così tante da quando siamo partiti. E sono quindi per noi anche questo un testimonianza di successo. Di più credo di queste qui non ce ne stanno in questa palestra, però contiamo di tornarci ancora per un bel po' di anni. Terzo anno di successi per il liceo Leonardo, che ha portato a casa il primo posto, seguito da altri due licei cittadini, il Calini e il Copernico. Ci siamo allenati durante l'anno varie volte, poi noi siamo in quinta, quindi è 5 anni che lo facciamo. Era importante, cioè nel senso, questa gara ce n'è una provinciale all'anno più le fasi finali verso maggio, e quindi questa gara era molto sentita. Qualcuno non ha dormito la notte, no, non dormito no, però eravamo molto agitati. Ci troviamo noi una volta a settimana e qui proponiamo esercizi. Spesso succede che ragazzi del Leonardo che adesso fanno, dell'ex Leonardo che adesso vanno all'università, che hanno fatto le gare quando erano alle superiori, vengono a fare lezione a quelli più giovani e quindi c'è questo tramandarsi di conoscenze. E appunto una volta a settimana, a volte anche due, poi ci sono degli allenamenti online sul sito Campigotto, che quelli sono molto importanti perché simulano le condizioni vere di gara. I quesiti non si fanno quasi mai da soli, bisogna sempre farli con qualcuno, per lo più si è divisi a coppie o addirittura a tri. E magari uno è più bravo a fare una determinata cosa, l'altro è più bravo magari a fare i calcoli, ognuno ha il suo settore specializzato, quindi fare squadra serve. Si riducono molto gli errori e ci si complementa con le idee. Cioè ad esempio sull'ultimo problema lei ha avuto l'idea che l'ha passata a me e poi io ho svolto i conti, ad esempio. Tanto lavoro di preparazione che viene incentivato in primo luogo dalla docenza. Quest'anno c'era l'incertezza di avere una squadra praticamente nuova, perché quattro ragazzi della vecchia squadra dell'anno scorso che aveva vinto erano in classe quinta, per cui li abbiamo persi, e hanno giocato sulla scelta di una rosa di nuovi ragazzi e l'hanno giocato giusto, insomma. Comunque hanno lavorato veramente tanto, loro si trovano, fanno continuamente i testi delle gare degli anni precedenti, studiano a livello individuale a casa, si scambiano opinioni e così modi di approcci diversi ai vari esercizi, e questo insomma ha fatto team, ecco. Il nostro apporto è limitato soltanto all'aspetto diciamo organizzativo e di stimolo. Poi sono i ragazzi che vanno avanti. La gara a squadra è bella per quello, perché non è che ci vogliono delle particolari competenze a livello diciamo notevole, occorre veramente sapere mettersi in gioco e lavorare insieme.